Come sei lucida? Ciao Francesca, come stai? Tutto Dopo la bene. grande prestazione di Lockett, siamo qua nella famosissima pista di Rezzato a fare un po' di allenamento con 40 gradi all'ombra. Come No, va? fa così caldo No, oggi. dai, No. scherzo. Solo quando vengo io a girarci sono 40 gradi. Tutto bene, grazie. Bene. Ti stai allenando? Fisicamente come ti trovi? Abbiamo visto appunto una Francesca ritrovata durante la Insomma. gara. Vabbè, si fa fatica, però un passettino alla volta stai riacquisendo un pochettino tutti gli automatismi e più consapevolezza anche in te Sì, è stessa. stata una bella gara, specialmente la seconda, sono riuscita a partire bene e mi sono divertita, che era quello che volevo e quello che voglio quando vado a girare, quindi sono contenta. Bene. Prossimi appuntamenti per te, per Yama e Forza Fiamme Oro. Tra due domeniche a Imola c'è il Imola, mondiale, perfetto. poi il campionato italiano il 29 settembre Per a Castellarano. cui partiamo a manetta, arriviamo Sì. a manetta e cerchiamo di salire sul podio, dai, Piano che la piano. Francesca ci manca sul podio. Va bene? Va bene, Alla prossima! grazie. No, siamo qua con Valentini. Ciao, come andiamo? Tutto Sei bene, qua ad grazie. allenarti appunto con la Francesca e poi un altro pilota che presentiamo dopo. Come sta andando? Bene, dai, io sto riprendendo piano piano dopo la frattura alla tibia e direi passo dopo passo si riprende alla grande. Mannaggia, siamo sempre qua a parlare appunto di ripresa, c'è sempre qualche. Sempre di più c'è qualche infortunio, un po' di troppo verso È tutti i stato, piloti. sì, è Per stato proprio così. te cosa sta succedendo? È un problema di pista? Il livello si è alzato talmente tanto che siamo sempre tutti a rischio o che altro? Ma sicuramente il livello si è alzato tanto e le moto sono sempre più preparate, più performanti. Le piste che a volte non sono proprio preparate come dovrebbero e poi è uno sport in cui ci si fa male, è un attimo, quindi. Le stesse parole copia e incolla da quelle che ho sentito da Tony Cairoli alla Supercross Cup qua di Brescia. Noi di Motocross My Passion ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo, come le facciamo a tutte le donne, perché siete velocissime. Il campionato mondiale è pazzesco, il livello dell'italiano anche, per cui avanti tutta. Grazie mille. Siamo qua con il terzo pilota, qua Rezzato, Gaia Franchi. Sì, Ciao Gaia, ciao, come stai? tutto a posto, dai. Ti vedo un pochettino giù oggi. È il caldo? C'è qualcosa che non va? No, perché ho la moto ferma da un Ai, po'. E sto girando col 2,5, ma io giro col 125 e la moto è ferma. E volevo girare un po' prima di Imola, però. Dai, come sta andando però la preparazione, a parte oggi, No, la che preparazione. giri con una Scusami. moto che non è la tua, ecco. No, la preparazione sta andando bene, mi sto allenando tanto e speriamo di concludere bene l'anno. Bene, come sei messa nel campionato? Campionato italiano sono quinta, però siamo tutti vicini. Dalla seconda alla quinta siamo in 6-7 punti, quindi l'ultima gara è decisiva, speriamo di fare bene. Sicuramente, noi di Motocross My Passion ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo Grazie e anche per te, gas a manetta mille. dall'inizio Certo. alla fine, magari un podio.
Magari. Dai, Ciao. ciao.